Bentrovati al TG 2000, edizione Flash. Pioggia di missili sull'Ucraina, bombardate le città di Kiev e Odessa. Il portavoce del Cremlino Peskov, con l'invio dei carri armati, il coinvolgimento della NATO contro la Russia adesso è diretto. Dio riempia di speranza le vittime e converta il cuore dei violenti. Così la conferenza episcopale spagnola all'indomani dell'attacco in Andalusia, dove un uomo armato di macete ha colpito in due chiese uccidendo un sacrestano e ferendo quattro persone, tra le quali un parroco ora in gravi condizioni. Almeno 9 palestinesi morti, questo è al momento il bilancio dei violenti scontri armati con l'esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania, lo ha fatto sapere il Ministero della Sanità locale, citato da media palestinesi. Zucchine su del 45%, spinaci del 31%, peperoni del 27%, cipolle del 15%. Questi gli aumenti su base mensile secondo i dati delle borse merci e delle camere di commercio. Alla base della stangata sugli ortaggi, inflazione e temperature anomale. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato nella zona di Cesenatico, in provincia di Forlì, alle 11.45. La scossa ha avuto origine a una profondità di 19 km. Scuole evacuate per precauzione e verifiche dei danni in corso. Tutta la mattina era stata segnata da uno sciame di scosse di minore entità. In uno dei covi di Messina Denaro, scoperti a Campobello di Mazara, i carabinieri hanno trovato una pistola revolver completa di cartucce. L'arma, con matricola cancellata, era carica e occultata nel sottofondo di un mobile della cucina, smontata totalmente. Grande discussione intorno alle parole del ministro dell'istruzione Valditara, che propone di differenziare gli stipendi degli insegnanti. Chi vive e lavora in una regione d'Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più, suggerisce. Concordano i presidi, i sindacati invece sul piede di guerra, con Landini che dice no a nuove gabbie salariali. Maltempo al sud e su parte del centro, con piogge, temporali e neve, temperature sotto la media e freddo fino al termine di gennaio. Le prossime ore vedranno un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni del sud, con piogge, acquazzoni e anche neve. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG2000 torna alle 18.30. Arrivederci.